Nell'ambito del mio intervento ho cercato di evidenziare quello che è il ruolo dei progettisti professionisti nella delibera 40. Principalmente questo ruolo prevede l'elaborazione dei progetti che devono essere allegati ai documenti necessari per consentire l'attivazione dei contatori gas. Questi progetti devono essere fatti al di sopra di certi limiti dimensionali previsti dal legislatore, sia quindi dal DM 3708 che dalla disciplina di prevenzione incendi. Tuttavia ho evidenziato che anche al di sotto di questi limiti un buon progetto serve a contribuire a fare sicurezza. Può essere quella base solida che serve poi per andare avanti al meglio nella costruzione degli impianti, con una costruzione a regola d'arte fatta da imprese abilitate, con una successiva manutenzione e conduzione fatta anche lì al meglio e con delle verifiche successive che auspichiamo possano essere attuate prima possibile. Cosa cambierà la delibera 40/2014 nel sistema degli accertamenti e della sicurezza? Ma noi abbiamo seguito la delibera 40 sin dal suo inizio, quindi dal 2004. Tra i vari aspetti positivi, a mio parere, occorre evidenziare il fatto che è stato dato impulso alla voglia, alla necessità di approfondire e di conoscere meglio le norme del settore del gas. Tutto questo è positivo perché porta ad impianti costruiti poi a regola d'arte e di conseguenza sicuri. Abbiamo verificato queste modifiche fatte recentemente, che entreranno in vigore il 1° luglio, e a nostro parere possono veramente contribuire a semplificare e a migliorare quello che è l'efficacia di questa delibera. Tuttavia sarebbe opportuno che si iniziassero quelle verifiche fatte anche sugli impianti nuovi attivati l'anno precedente a cura dei comuni. A questo proposito noi ci stiamo attivando con qualche comune per capire se c'è la possibilità di farli, magari mettendo a disposizione dei tecnici da noi preparati tramite un corso fatto appositamente dal Comitato Italiano Gas, per far sì che queste verifiche possano essere efficaci. Quale sarà il ruolo della formazione per il passaggio a questo nuovo corso? Ma il ruolo della formazione è fondamentale. Noi riteniamo che bisogna andare al di là dell'obbligo imposto dal legislatore. Il legislatore ha giustamente previsto che i tecnici debbano essere aggiornati, formati e aggiornati costantemente. Io penso che questo debba far parte, debba essere inserito nel DNA di ogni professionista serio e scrupoloso, a prescindere da quello che è l'obbligo imposto dal legislatore. Aggiornarsi significa aumentare le proprie conoscenze, significa essere in grado di fornire dei servizi qualitativamente elevati, il tutto anche a favore dell'utenza. Questo sul gas è un servizio che va a tutelare la pubblica incolumità e quindi penso sia evidente quanto sia importante lavorare al meglio, conoscere le norme. Certo, le norme sono tante, sono in continua evoluzione e a volte non è neanche facile conoscerle al meglio e non sempre riescono ad abbracciare tutte le tante casistiche che ci si trova nel reale, nel concreto. Però credo che arrivino ad un buon grado di copertura di queste casistiche e seguendo le norme si può veramente costruire impianti ben fatti e sicuri.